Il parroco l'ha smentito e in paese non ci crede nessuno, ma che Belen, si è entrata in questa chiesa con splendida vista sui colli circostanti, intitolata San Giovanni Battista Carbonara di Rovolon, lo testimoniano le foto pubblicate in esclusiva da chi e anche tanti paesani che l'hanno vista, con il fidanzato e il fotografo al seguito. La bella showgirl a Rovolon c'è stata davvero, ma stando alle parole che don Roberto, allo Stato irreperibile, ha detto ai giornali, non per le pubblicazioni di matrimonio, ma per un percorso di fede iniziato da tempo. Grazie Grazie ad una amicizia in comune con la moglie del calciatore del Padova, Stefano Bonazzoli. A Carbonara la notizia è stata accolta con compassato buon umore. Allora cosa dicono i clienti? Ci credono o non ci credono? Beh, dai, direi che è una bufala. Direi, cioè, la prima impressione è questa, anche se. Beh, lei c'è stata effettivamente, però penso che. non si sposerà qua. Comunque, se viene qua lei il caffè, glielo offre? Beh, ben volentieri. Anche un aperitivo, volendo, perché no? Io l'ho vista, è venuta qui dentro il bar, quindi non, non so cosa abbia preso. Una bella donna? Ah, sicuramente, sicuramente, molto molto bella, bella donna. Ti troverebbe bene qui Belen? Ma sicuramente sì, da, 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 dall'enogastronomia al vivere bene, sicuramente. Penso sia una cosa più mont montata su che per il resto, poi se viene qua bene accetto, se si vuole sposarsi qua, bene accetto. Come sta l'immagine le a lei Belen? Una bella donna come le altre. Dopo la nascita di Santiago, Belen aveva già detto anche in tv solo qualche giorno fa che gli piacerebbe sposare Stefano De Martino, ma per ora sulle nozze ugane sembrano esserci molti dubbi. I due risiedono a Milano, a settembre però mancano ancora due mesi sufficienti per documenti e preparativi. Tra scettici e no, c'è anche chi è convinto che una cerimonia carbonara ci sarà comunque, magari il battesimo del piccolo Santiago. In ogni caso, per il fidanzato, un messaggio forte e chiaro Belen vuole andare all'altare e ci vuole andare molto presto.